Avanti, come in. Riccardo Contreras. Che come sorpresa! Stai? Da dove vieni? Sono qui per la specializzazione. Ah, sì? Siamo cinque venezuelani, sai? No, ma che bella notizia! Certo. Senti, ti ricordi di Felipe? Eh? Ah, sì, come potrei dimenticarlo? Certo che me lo ricordo, eravamo insieme a Tokuyo. Aveva un ambulatorio lì, a pochi chilometri dal mio. Anche lui è venuto qui. Alloggiamo tutti in questo albergo. Che coincidenza, ci ritroviamo tutti nella stessa città, nello stesso posto. Ah, io sono arrivato 3 mesi fa, ma non preoccuparti. Ti aiuteremo noi ad inserirti nel giro, capito? Grazie. Ma parlami di te, sei ancora scapolo? Qui ci sono certe ragazze alte più di 2 metri, sono uno schianto. E non portano neanche i tacchi, sai? Sono delle vere vichinghe. Senti, sono senza parole, ancora non riesco a crederci, ma che bella sorpresa incontrarti qui. Dimmi, come mai non ti sei sposato con una tedesca? Ehi, vacci piano. Io ho visto prima di partire, Fajardo. Mi ha detto che non si era ancora sposato con Giulia. Sì, lo immaginavo. Questo è proprio il colmo. Giulia non ha voluto aspettare 2 anni, eh? Non poteva perdere tutto quel tempo, voleva sposarsi subito. Però ha aspettato 2 anni con Fajardo e non si sono sposati. Non è cambiato niente fra di loro. Ma dimmi una cosa, come sta la figlia del dottor Galvan? Sei andato a trovarla? Sì, l'ho vista prima di partire. Le sue condizioni sono le stesse? Sì. Povera ragazza. E tu sei innamorato perdutamente di lei, non è vero? Sì, è l'unica donna che io abbia mai amato. Giulia è stata solamente un'amica, una compagna. Ciao. Ah, gli anni passano, mia cara, ed è sempre la stessa routine. Ma che posso farci? Io amo il mio lavoro. Se non facessi l'infermiera morirei e non avrei più stimoli. È la mia vita, Giulia. Che cosa ti è successo? Niente. Su, avanti. Le cose con il dottor Fajardo non stanno andando molto bene? Si vede? Sì, tesoro. È evidente. Senti, non dirmi che sono indiscreta, perché so già che non dovrei intromettermi. Però prima ti circondava di attenzioni, ti adorava, sembrava pazzo d'amore. Parlava di matrimonio, non vedeva l'ora di portarti all'altare. 2 anni sprecati. Il papà di Augustin pretende per suo figlio la principessa di chissà dove. Non ha mai accettato il nostro rapporto e Augustin ha paura di prendere una decisione. Certo, a lui interessano solamente i soldi. Non fa che parlarmi di questa favolosa clinica che ha aperto. Lavora con dei figli di papà come lui, dell'alta società. Sai una cosa? Forse hai commesso un errore a lasciare Riccardo Contreras. Sì, lo so. Ah, non immagini quanto ci abbia pensato in questi anni. E di lui non sai niente? Non ti ha mai dato notizie di sé, non è vero? No. A proposito, si è fidanzato con Marta Galvan? No, non si è fidanzato con lei, ne sono sicura, perché Paulina me l'avrebbe detto e... No, non stanno insieme. Hai visto, Giulia? Quell'uomo ti amava veramente. Ah, oh, per favore, non me lo dire perché mi sento male. Oh, dico sempre quello che penso. Pronto? Ah, Giulia, è per te. Chi è? Chi la desidera? Chi è? Un momento solo. Augustin Fajardo. Pronto? Ciao. Ciao, che cosa c'è? Senti, stasera non possiamo uscire, Giulia, come ti avevo promesso. Ho molti problemi qui in clinica. Ma guarda, tanto per cambiare. I problemi nella tua clinica ci sono tutti i giorni, no? Su, dai, smettila, non fare l'ironica. Non sono di buon umore stasera. Nemmeno io, credimi. Nemmeno io. Idiota! L'infermiera Giulia Martinez va ad entrare alla rianimazione. Arrivo, arrivo! Sono stanca, stanca! È la verità, Brenda. Non vorrei che tu e io diventassimo due nemici.
Io non sono nemica di nessuno. È stata una lezione molto dura. Una lezione da cui non mi sono ancora ripresa completamente. La differenza era che io ti amavo e tu no. Non so cosa dirti, Brenda. So che ti ho fatto perdere anni preziosi della tua vita, però credimi, non volevo farti del male, Brenda. Pensavo veramente di essere innamorato di te. Proprio per questo motivo ho divorziato da Lucia. E dopo, non so, ho capito che era un'illusione. Certo, te ne sei reso conto quando Bermudez stava per portartela via, non è vero? Proprio così. Quando ho capito che potevo perderla definitivamente, io ho aperto gli occhi. Ho saputo che diventerai padre un'altra volta. Sì, grazie a Dio. Lucia e io speriamo tanto che stavolta sia una bambina. Brenda, mi perdoni? E cos'altro potrei fare? Serbarti rancore? A che servirebbe? Non posso negare che vederti di nuovo mi fa effetto. Mi dà tristezza. Mi fa male. Non so, mi fa rabbia forse. Tanti sentimenti dimenticati. Il problema, Quan, è che tu hai di nuovo una famiglia, una moglie, i tuoi figli. E io sono sola. Incontrerai l'uomo della tua vita, Brenda. L'uomo che ti amerà. Quello che saprà darti tutto quello che io non ti ho dato. Brenda, sei una donna meravigliosa. Sei stata molto importante per me e... No, non lusingarmi. Perché? Spero di non incontrarti di nuovo. E che questa sia l'ultima volta. Ma perché? Perché, vedi, io non posso esserti amica, Quan. Io... Tu sei l'uomo che io ho amato. L'uomo che... L'uomo di cui sono ancora innamorata. Amore, amore, amore mio, dammi una rosa di primavera. Amore, amore, amore mio, dammi una rosa di primavera. Dio mio. Sapete, Moncho dovrebbe andare in televisione. Non fa che cantare tutto il giorno. Allora, Celia, te lo immagini? Così potrò pagare il prestito di Julio e non vivremo più in ristrettezze economiche. Potrò comprarti tutto quello che vuoi. Tu hai fatto tanto per me in questi anni. Marta, non devi essermi riconoscente. L'ho sempre fatto con molto piacere, con amore, con affetto, e tu lo sai. Guillermo, sei ancora qui? Sì, perché? Come mai sei così... Vi ascoltavo, tutto qui. Mi piace vedervi felici, allegri. Bene, vi lascio. Devo aprire il negozio alle 4 precise. Ciao. Ciao. Ciao, ciao, Monte. Aspetta, non prendi il caffè? No, grazie, non ho tempo. Ciao. Tanto cielo, vai sempre di fretta. Bene. Voi lo prendete il caffè? Ma certo. Grazie. Ti ringrazio. Ecco qua. Grazie. Di niente. Bene. Siamo rimasti tu e io. Mm-hmm. Domani vorrei farti una visita. Ah, e perché, Guillermo? Tanto è inutile. Lo so che resterò così per sempre. No, per favore, non dire questo. Credimi, il mio vero problema era di non sentirmi inutile. Ora posso leggere il Braille, posso scrivere. Mi muovo quasi come una persona normale. E allora? Non pretendi altro. Non ti manca proprio niente. Hai rinunciato al tuo mondo di donna. Per favore, Guillermo. Non voglio pensare in questo momento al mio mondo di donna.
Hai sempre desiderato formare una famiglia, avere dei figli, essere felice. Per favore, Guillermo, questo non è possibile. E se tu lo volessi sarebbe possibile. Il problema è che non riesci a rinunciare a questa speranza assurda. Quale speranza? Incontrarti di nuovo con Riccardo Contreras. Non parlarmi di lui, hai capito? È partito, non c'è. Farà la sua vita in un'altra città con un'altra donna. Devi mettertelo in testa. Sta zitto, per favore. Io ti amo, Marta. E te l'ho dimostrato in tutti i modi possibili. Che aspetti, allora? Dimentica per sempre Riccardo Contreras e sposati con me, ti prego. Io ti sto offrendo la mia vita, una realtà, un appoggio. O forse dubiti che ti amo? No, no, non è questo, lo sai. Come potrei dubitarne, Guillermo, dopo tante dimostrazioni di affetto e dopo così tanto tempo? E allora? Guillermo, cerca di capire. È difficile per me parlare di certe cose. Non mi ami, questo è tutto. Non significo niente per te. Sono solo un amico che ha preso il posto che occupava il tuo amico Ernesto, il figlio di Paolino. Ah, Guillermo, per favore. Perché ti diverti a tormentarti in questo modo? Non è la verità. Vorresti negare che è la verità. Guillermo, non parlarmi così, per favore. Non voglio discutere con te. Nemmeno io. Ad ogni modo, tu sei ancora legata a quell'uomo. Sei cieca per colpa sua e continui ad amarlo. Non ti capisco, non ti posso capire. Guillermo, per favore, ora basta. Scusami. Sto facendo la figura dello stupido con te. Guillermo! Guillermo! Lascialo stare, figlia mia. Lascialo andare. Ma perché deve reagire così? Sinceramente, ha tutte le ragioni per farlo. È stato fin troppo paziente, sempre incollato a te. Un anno, un altro ancora, amandoti, supplicandoti e tu niente. Tu non fai che pensare a quell'altro. E che cosa vuoi che faccia? Ascolta, devi toglierti dalla testa il dottor Contreras. Dimentica che esiste. Devi fare la tua vita, Marta, come la ragazza della tua età. Puoi sposarti con il dottor Ortiz, avere tanti bambini, una bella famiglia. Non riesco a capire. Vuoi fare la tua giovinezza sempre a sognare quel ragazzo che un giorno, quando meno te l'aspetti, si presenterà qui con sua moglie e una nidiata di bambini, eh? Moncia, ti prego, lasciami in pace. Mi dispiace, ma devo parlarti così. Non ho altra scelta. Perché se no, scioperai la tua giovinezza inutilmente. Vado nella mia stanza. Ho molte cose da fare. Tu sei innamorata perdutamente del dottor Contreras. E quell'uomo forse nemmeno si ricorda di te. Non mi interessa, non penso più a Riccardo. Non ci penso più. Sì, certo. Senta, vero? Sì, andiamo a ballare, dai. Devo avvisarti che sono un pessimo ballerino, sai? E che importa? Mi sembra strano stasera. È come se fossi lontano con la mente. E che succede? Qualche problema? No, sto benissimo. Avanti, collega, cos'è quella faccia? La vita è una sola, bisogna godersela. Andiamo a ballare, bellezza. A ballare, ragazzi! Posso dirti una cosa? Tu sei troppo serio. Sei la prima persona che me lo dice. Nella mia città mi chiamavano il pazzo Contreras. Le scorribande per i padiglioni dell'ospedale. Gli scherzi, le battute, l'amore. È tutto così lontano ormai. È lontano. Ti amo, Marta. Ti amo da morire. Ah, com'è buono questo bambino. Me lo voglio mangiare tutto. Ah, è il figlioccio più bello del mondo, sai? Oh, il papà è impazzito per lui. Ehi, il rossetto. Deve essere meraviglioso avere un figlio. Credimi. È la cosa più grande che si possa immaginare.
È come se tu stringessi il mondo tra le tue braccia. Mi piacerebbe avere un bambino. All'inizio non volevo saperne. Avevo paura, mi sembrava assurdo. Figurati, dicevo a Paolina che era un sogno irrealizzabile. Ma ora no. Ora mi piacerebbe avere un figlio, anche se non potrò mai vederlo. Beh, il dottor Ortiz sta aspettando semplicemente che tu ti decida a sposarti con lui. Sì, sì, questo lo so, questo lo so. Dallo a me, Marta. Vai dalla mamma. Ah, ecco, mio tesorino. Continui ancora a pensare a Riccardo, vero? No, no, che dici? Come ti viene in mente? Non ci penso più. Lo ricordo solamente quando mi rendo conto che sono rimasta cieca. Beh, ora devo lasciarti. Perché non vieni con noi? Vado a prendere mio marito. Avanti, in compagnia. Vengo con te, perché no? Aspetta un attimo, devo prendere la borsa. Ora andiamo da papà. Tesoro mio. Sono pronta. Il dottor Salcedo è pregato di presentarsi in patologia. Il dottor Salcedo in patologia. Ecco, siamo arrivati. Mio marito è ancora in ospedale? Sì, è ancora in ospedale. E il dottor Bermudez? No, è uscito poco fa, è andato a mangiare qualcosa. Vado a cercare Luis Edoardo, vieni con me. No, 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 non importa, Maria, preferisco aspettarti qui. Dimmi dove posso sedermi, per favore. Non voglio dare fastidio a quelli che lavorano. Sì, ecco, siediti qui. Vieni, dammi la mano. Ecco, qui va benissimo. Aspetta, fa attenzione. Grazie. Benissimo. Ti aspetto. Maria, stai attenta alla signorina, per favore. Come sta, signorina Marta? Bene. E tu come stai? Molto bene, grazie. Mi fa piacere. Ah, ma che bella sorpresa. Marta Galvan. La divina. Chi è? Giulia Martinez. Credevo che ti fossi sposata con Riccardo, avessi dei figli. Non ho mai pensato di sposarmi con lui. Sinceramente ero convinta che lei e Riccardo... Invece niente, carina. Tu hai rovinato tutto. Mi scusi, ma è una storia molto vecchia. È passato tanto tempo ormai. Marta, anche se il tempo è passato, non dimenticherò mai che per colpa tua la mia vita è distrutta. Si sta sbagliando. Io non ho nessuna colpa. E la prego di non molestarmi più. Ehi, aspetta un attimo. Non mi tocchi, ma come si permette? Marta. Sì? Che c'è? Non è niente, non preoccupate. Andiamo. Sì. Andiamo, lascia la borsa. Vieni, Marta. Signorina Gutierrez, per favore avvisi i miei pazienti che riaprirò lo studio domani mattina alle 10. D'accordo, va bene. Buonasera. Da questa parte. Non ti perdonerò mai, Marta Galvan. Ti odio. Accidenti, che freddo. Non sono abituato. È solo questione di tempo. Sei appena arrivato, in fin dei conti. Sì, rimpiango il bel sole dei tropici. Ci siamo divertiti, vero? Sì, Erika, è molto tardi. Non credi sia meglio che torni a casa tua? In altre parole, tu non vedi l'ora di sbarazzarti di me. Credimi, io... Erika, tu sei una persona straordinaria. Certo, sei una ragazza allegra, simpatica, divertente. Ma io non vado in cerca di avventure. Sono venuto qui per studiare. Qual è il problema? Sei sposato? No, no. No, non sono sposato. Allora dimmi, qual è il problema? Ti prego, dimmelo. Il problema è che, vedi... Vedi, io amo una ragazza, solo lei. E desidero rispettarla, perché quando si ama è fondamentale il rispetto. Mi capisci, non è vero? Stai per sposarti con lei? Darei qualsiasi cosa per sposarla. Qualsiasi cosa. Thank you.
Sposati con me, Marta. Che cosa aspetti? Non puoi continuare ad aggrapparti ad un sogno assurdo. Hai sempre voluto una famiglia, dei figli. Io posso darti tutto questo. Io, Marta, solo io. Riccardo Contreras è all'estero. Si è dimenticato di te. Forse hai ragione, Guillermo. Forse la mia felicità, o almeno la mia tranquillità, dipende da te. Sorpresa! Sorpresa, tesoro! Sorpresa! Sorpresa, tesoro! Oh, sì. Che cosa è successo? Guarda. Qual è questa sorpresa? È arrivata una cartolina. Una cartolina? Sì! E chi mi scrive? Vediamo un po'. Qui c'è scritto Riccardo. Mi stai prendendo in giro? Ma che dici? Pensi davvero che scherzerei su una cosa simile? Oh, grazie, Moncia. È un paesaggio bellissimo di quella città. Sì. Riccardo, Riccardo, non è possibile. Voglio che sia Celia a leggermela. Che devo leggere? Devi leggermi questa cartolina. Cosa? Tieni. Le ha scritto il dottor Contreras. Ah, sì? Riccardo! Mm-hmm. Ah, leggila, per favore. Aspetta un momento, ora leggo. Su. State calme. Allora, lontano dalla patria e dalle persone che amo, i miei ricordi vanno soprattutto agli amici e a quelli più cari. E io voglio pensare che, in un certo senso, tu sia questo per me. Un'amica, come io sono e sarò sempre tuo amico, Riccardo. È incredibile. E non dice altro, eh? No, questo è tutto, Marta. Che bel paesaggio, vero, Monica? Amico. Sì, guarda. Allora, Marta, non era questo che volevi da lui? Ti ha offerto il suo amore e tu non l'hai accettato. Per favore, Celia, lasciami sola, va bene? Lontano dalla patria e dalle persone che amo, i ricordi vanno agli amici. E io voglio pensare che, in un certo senso, tu sia questo per me. Un'amica. Tu sia questo per me. Un'amica. Un'amica. Un'amica.